Molte migliaia di persone in piazza a Parigi per la manifestazione contro il presidente Macron, promossa da François Ruffin, deputato del partito di sinistra radicale France Insoumise. Al corteo anche rappresentanti di sindacati e movimenti. Sul numero di partecipanti non c'è accordo, secondo la prefettura erano 40.000, per gli organizzatori 160.000. Nel mirino di quella che è stata definita la festa per Macron, il suo primo anno di mandato e le sue riforme. Quello che vogliamo in particolare è resistere, mostrare a Macron la nostra rabbia, mostrargli che ci sono dei francesi che non hanno votato per lui, mostrare che ci siamo, noi, il popolo, quelli che valgono meno di nulla, le persone che non sono nulla. Ecco, ci siamo e anche ci batteremo per i nostri diritti. La protesta è stata per lo più pacifica e si è svolta in un clima ben diverso da quello del primo maggio, caratterizzato da scontri. Un furgone di giornalisti però è stato aggredito a fine corteo, un gesto condannato dal Ministero dell'Interno. Manifestazioni anche a Tolosa, Bordeaux, Lione, Strasburgo e Rennes.